Mister Meco Monaco, un Sulmona che vince e convince, terzo successo consecutivo, triste al Ponte Romano. Sì, abbiamo fatto una buona partita, è stata una partita durissima contro una squadra secondo me forte, contro una squadra muscolare soprattutto, ci hanno creato qualche difficoltà, ma penso che oggi noi abbiamo fatto forse la migliore prestazione in casa dell'annata. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché stavamo pareggiando una partita che gridava veramente vendetta, quindi bravi ragazzi perché abbiamo vinto una partita in maniera meritata. La classifica vi vede al secondo posto a sole due lunghezze dalla vetta, è un sogno o qualcosa di più? No, ma la classifica oggi secondo me conta poco perché siamo all'inizio, dobbiamo vedere secondo me quando finisce il girone d'andata, allora possiamo vedere che cosa possiamo fare. Mister Cifaldi, sapevate che non sarebbe stato facile qui al Pallozzi, avete fatto la vostra partita, alla fine la spuntata l'ovidiana. Sì, sicuramente abbiamo affrontato una delle migliori squadre del campionato, oggi l'hanno dimostrato in campo per la qualità che hanno e devo dire che il primo tempo alla fine eravamo riusciti a raddrizzarla la partita e siamo stati sempre vivi. Dopo purtroppo qualche episodio negativo, mi riferisco al fallo fatto su Colucci non fischiato che abbiamo preso il terzo gol, è chiaro che a quel punto la partita era finita, pur riconoscendo la superiorità del Sulmona. Seconda sconfitta in campionato, resta comunque un solido avvio quello del Ponte Romano, adesso come si riparte? Dobbiamo lavorare tanto, il campionato è durissimo, squadre forti, tutte forti, il Sulmona è una tra queste, quindi dobbiamo giocare partita per partita. Oggi era una partita che poteva dir molto a livello di autostima se fossimo riusciti a vincerla, purtroppo non ci siamo riusciti, merito anche del Sulmona, ripeto, qualche episodio, non parlo degli arbitri, ok? Ho detto che non parlo più degli arbitri, non parlo più degli arbitri.